Allora, Cristiano Segnini e Gian Maria Di Meglio. Così, il famoso caffè invece di prenderlo in piazzetta, lo prendiamo a Napoli, va bene? Se avete fretta di andare a Capri, sapete a chi dovete chiamare. Ed eccoci con i veri protagonisti di questa giornata passata a Napoli, iniziata all'alba, perché ricordiamo questa mattina alle 6 era in programma il record Napoli-Capri a bordo di un Soffio 31 Racing. Con noi i driver, i piloti Giovanni Di Meglio e Cristiano Segnini, che sono coloro che ci hanno fatto vivere prima tutto quello che è la prestazione vera del Soffio 31 sotto forma di quelle che sono le prestazioni assolute, quindi la velocità, il comfort in navigazione su mare anche con una certa ondina, mentre poi avete deciso di partecipare anche a quello che invece è una gara opposta, una gara di regolarità, dove si dichiara una velocità, tra l'altro avete dichiarato una velocità anche bassa, proprio perché lì è importante mantenere quella velocità per tutto il tratto di mare che prevede la rotta. Quindi due situazioni opposte, ma partiamo da quello che è stato quello che tutti aspettavano, questo bellissimo record che avete fatto stamattina in 16 minuti, mi pare che avete raggiunto Capri, no? Sì, diciamo, è stata un'esperienza molto molto divertente, siamo riusciti in 16 minuti e qualche secondo, le condizioni non erano ottimali, abbiamo trovato un mare residuo di beccio abbastanza formato con un'onda lunga che non ci ha permesso di avere le prestazioni massime del battello, tuttavia siamo riusciti a ottenere una media ragguardevole, circa 67 mph di media, quindi che ci hanno permesso di stabilire questo record per la prima volta nella categoria nostra del soffio, che è per i battelli imbarcazioni fino a 10 metri se non erro. L'esperienza è stata divertente ed emozionante allo stesso tempo, perché comunque partire all'alba o alle prime luci dell'alba è sempre qualcosa di diverso. È un altro mare, no? Assolutamente un altro mare, con altre luci, altre situazioni in acqua. E arrivare a Capri proprio alle prime luci dell'alba è qualcosa da vivere assolutamente. Ecco, Cristiano, tu l'hai vissuto a bordo proprio con Giovanni Di Meglio, un'esperienza che fa capire sicuramente quello che sono le prestazioni assolute per quanto riguarda soffio, già le conoscevamo, sappiamo che è un gommone molto veloce, ma soprattutto abbiamo visto ancora una volta come siete venuti, diciamo, rilassati da quello che è una navigazione impegnativa, ma che il gommone con questa carena, nonostante le prestazioni racing, vi ha permesso di viverlo, diciamo, non dico in relax, però non vi ha stressato più di tanto fisicamente parlando, sono 16 minuti, però abbiamo visto che eravate messi veramente bene, il gommone si comportava bene nonostante le velocità. Sì, diciamo che abbiamo fatto un buon lavoro sul gommone che, come già sai, si presta bene al mare mosso. Stamattina, come diceva Giovanni, non abbiamo trovato il classico mare liscio dell'alba, lo sapevamo già perché questo è un golfo particolare, non è proprio mai quasi del tutto liscio. Per cui il gommone si è comportato molto bene, molto molto dritto, molto disteso, abbiamo navigato con serenità effettivamente, tranne vabbè, magari un pochino proprio vicino Capri, dove abbiamo trovato un po' di onda, ecco, onda più lunga, un po' più formata. Vorrei riprendere le parole di Giovanni, questo è stato soprattutto un record divertente, noi vogliamo che resti questo, cioè un record divertente e che la gente, i team, gli equipaggi provino a batterci. Siamo sicuri che, diciamo, nella nostra categoria abbiamo ottenuto un buon risultato. Riprendendo le parole di Giovanni, questo è un record per imbarcazioni fino a 9 metri. Sappiamo che in questa categoria i rapporti peso-potenza sono importanti, per cui siamo così, auspichiamo che tanti tanti equipaggi possano provare questo record e possano batterci. Soffio nasce come progetto da diporto, un diporto sportivo, un diporto anche piacevolmente veloce, ma rimane un gommone da diporto che poi, ovviamente, con alcuni accorgimenti, l'abbiamo visto stamattina, è in grado addirittura di stabilire dei record di velocità assoluta. Assolutamente sì, e voglio aggiungere che il progetto Soffio Racing non si ferma qui, perché molto probabilmente con l'aiuto degli sponsor che poc'anzi ha citato Cristiano, ci sono buone possibilità che noi a fine agosto porteremo il Soffio in Inghilterra per la Coast Turkey Coast 2014 per correre nella nostra categoria, dove incontreremo molto probabilmente gemelli della classe RIB inglesi che loro sappiamo che la cultura loro è questa, una forte cultura dei RIB e RIB veloci, poi tra l'altro, no? Sì, il battage pubblicitario anche su Facebook e sui vari media ha incuriosito molto questi piloti inglesi e anche di altre nazioni, anche del Belgio e tedeschi, per cercare proprio di vedere all'opera il soffio racing nelle acque inglesi. Quindi, diciamo, c'è una richiesta proprio espressa di vedere alla prossima Coast Turkey Coast il soffio
diciamo, esprimersi. E noi ci auguriamo che altre realtà italiane che si sono espresse in questi anni nella costruzione di imbarcazioni seguono quello che è stata la strada intrapresa da Soffio, perché sarebbe anche per la motonautica un forte input che arriverebbe proprio dalla cantieristica, che per voi sarà un'occasione importante, proprio quella di andare in Inghilterra e dimostrare che il Made in Italy rimane ancora qualcosina in più, ce l'ha sempre, vuoi perché l'esperienza che appartiene alla cultura italiana di andare per mare, grazie anche ai piloti della motonautica, ma grazie anche a tanta storia legata al mare, gente che il mare l'ha vissuto da tanti anni. Napoli è testimone, è una delle 4 città marinare italiane dove il mare veramente è questo. Penso che potrebbe essere importante che la canteristica, come sta facendo Soffio, si riavvicini a queste gare di vario tipo, dalla regolarità piuttosto che arrivare... È la base per poi ricominciare fondamentalmente, perché una volta, come ho detto forse in qualche altra intervista, 25-28 anni fa era la motonautica, l'offshore, che dava la spinta ai cantieri. Purtroppo questo non esiste più da un bel po' di tempo, e quindi magari il diporto, ancorché veloce, può cercare di dare un impulso a quella che è poi invece la cantieristica, che sappiamo è abbastanza in una fase di stasi. E ci ha raggiunto in questo momento il team manager per quanto riguarda il team Soffio, Francesco Musti, con noi per festeggiare quello che è stato una giornata molto intensa, con tante emozioni. Partiamo ovviamente da quello che era il lavoro che voi avete sviluppato in tanti giorni, tutti lo attendevano, questo record Napoli-Capri, un record che può sembrare semplice, ma c'è dietro tanto lavoro, perché tutto deve filare in un certo modo, è tutto organizzato anche con la Federazione Italiana Motonautica, c'è tanto lavoro anche da parte vostra per preparare un mezzo che poi non deve avere nessun problema, perché quello sembra un tratto veloce, in realtà in quel tratto può succedere di tutto. Piena navigazione. Abbiamo portato a compimento questo progetto, che per noi era un progetto ambizioso. È nato, come tu ricordi, a Gallipoli l'estate scorsa durante la Salento Offshore Speed Race. E niente, siamo contenti di questo risultato brillante che abbiamo avuto sotto tutti i profili, sia organizzativo che tecnico-sportivo. Mi preme di fare prima di tutto dei ringraziamenti a coloro che hanno sostenuto, immagino, a coloro che hanno creduto sin dal primo momento il nostro progetto, che sono sia i nostri sponsor tecnici e istituzionali, e soprattutto le autorità, quindi la FIM e la UIM, che si sono entusiasmati dal primo momento a questo nostro progetto, e che non sarà solo Napoli Capri. Questa è una chicchina che, insomma, che ci teniamo. Uno scoop che diamo. Uno scoopino. Non sarà solo Napoli Capri. È stata una bella avventura. Insomma, abbiamo non è semplice, può sembrare, qualcuno ci ha deriso. Qualcuno ha iniziato a sbeffeggiarsi, sì, dicendo che era una cosa stupida, una cosa da fare, però sai, io sono dell'idea che le cose, se non c'è uno che parte, se non c'è uno che lancia l'idea, poi certo sicuramente sarà più facile. Adesso che noi abbiamo creato questa cosa, ci sarà sicuramente qualcuno che vorrà tentare, ci farà piacere, perché poi il nostro spirito, insomma il nostro format, il nostro intento è proprio quello di creare un movimento nuovo di entusiasmo del diporto un po' sportivo. Quindi anzi mi preme di invitare, e tu che sei al centro del movimento nautico, mi preme di invitare altri cantieri, altri amici diportisti che hanno un poco il gusto della manetta un po' più spinta, a contattarci, perché noi adesso abbiamo una tratta Napoli-Capri certificata, abbiamo una rotta che è nostra, questa Napoli-Capri, e quindi noi offriamo un supporto tecnico di logistica e di organizzazione per poter... volessi tentare... Certo, ma quello spirito del record, il bello del record è questo. Poi arriverà qualcuno che vorrà tentare di... C'è chi cerca di migliorarlo, di abbassare il tempo, e quindi noi tenteremo poi a nostra volta, insomma, di... Certo, questo è lo spirito di competizione. Con i denti e con le manette abbassate. Nel frattempo godiamoci invece quello che è stato oggi, in questa giornata oggi, spettacolare. Bellissima, tu sai, è partita alle 5 di mattina qui al Circolo Canottieri, elicottero, riprese, barche, cronometristi, Bergamo Scuba Angels, insomma tutto un bel movimento, tutta un'organizzazione, e tu sei presente dal primo momento. Abbiamo messo tanto impegno e penso che abbiamo fatto una cosa fatta per bene, perché abbiamo preso tutti
le giuste persone, il top del top, quindi cronometristi, Bergamo, tutti quelli che possono servire il campo della motonautica. Siamo contenti e aspettiamo chi viene qui a Napoli a sfidarci. Anche perché per adesso la maglia dice, dopo i primi, sono tutti secondi. E allora adesso speriamo che i secondi vogliono tentare di essere i primi. Ma assolutamente sì. Okay. Allora, complimenti ancora a voi, a tutto il team, per quello che avete fatto per voi e per tutti coloro che amano e che sono appassionati di quello che è il mondo del mare, della motonautica e della nautica da diporto. Avete fatto vivere una giornata stupenda. Grazie a te per la passione che ci metti nel mondo della nautica. Grazie, ciao Francesco. Il mondo secondo me è comunque un'impresa, anche perché veniamo comunque... È una barca che ha vinto tutto, ha vinto anche il mondiale del 2004. A Napoli non esiste ancora un marina, si continua... Prima Mediterraneo e poi l'Oceano Atlantico con...